landmark in this town, a hotel where many actors stay while in Los Angeles and where some live. Il vero hotel connesso con The Industry a Los Angeles è questo, Chateau Marmont. Il posto è stato costruito a somiglianza, ancorché ridotta, del Chateau d'Amboise nella Loira, dove riposa una delle più grandi teste di tutti i tempi, oltre che un grande esoterico, Leonardo da Vinci. Questo luogo, stando a geomanti e sciamani, è costruito su un campo di energia e la proprietà ha rincarato la dose riempiendo le grandi anfore con l'acqua più sacra del mondo indù, quella del Kumbamela. Il tutto probabilmente rende questo luogo fatato il più evocativo di Los Angeles, anche per molti angeleni. Qui tutto quello che umanamente può accadere è successo. Chateau Marmont non ha paura di niente e di nessuno. I Red Hot Chili Peppers hanno scritto e inciso qui. Gli Zeppelin negli anni d'oro entravano e uscivano in moto dalla sala da pranzo. Quentin Tarantino ha dato un pigiama party di 4 notti per eludire gli altri 3 registi di Four Rooms che ha girato qua. Jim Morrison si è buttato nella piscina al secondo piano. James Dean ha letto la sceneggiatura più importante della sua vita. Sofia Coppola vi ha girato il suo miglior film e John Belushi nell'82 è morto per overdose. He was 33 when he died this morning. And it was in the bungalow's master bedroom where Belushi was found dead just after noon today. La faccenda alle volte qui sfiora persino il patologico. C'è gente che prenota qui nella speranza, tutt'altro che improbabile, di un terremoto da condividere con gente famosa. Nel luogo che è stato eretto secondo la prima legge antisismatica di Los Angeles. E poi le donne, come le stanze, mai identiche l'una all'altra. Distaccate, bellissime, inaccessibili, perverse, fino a diventare letali. La donna che ha consegnato la dose fatale a John Belushi nell'82 si è fatta 3 anni di galera. Io però qui ci sono stato tante volte e credo di sapere eludere questa security, per ossessiva che sia, e poi queste famose donne dello Chateau Marmont, fatale o non fatale, so io come trattarle. Mam špatnou zprávu. Seš mrtvej. Ah! Ah!